Buonanotte a tutti quanti dal mondo in parole, buonanotte da Massimiliano Finita e da Chiara Cicconi che è dall'altra parte del video. E questa sera ho anche un piccolo amico che ci è venuto a trovare perché è interessato all'orario, magari in futuro diventerà un grande radiofonico. Si chiama Francesco, vuoi salutare qualcuno? Francesco, all'inizio? No. Papà, mamma. Ah sì, papà e mamma. A chi? Passo Danne Anna Tobia Anna, Tobia. E e Angelo Tomaselli. chi, scusa? Angelo Tomaselli. Angelo Tomaselli, che è papà. Anche, lo salutiamo con grande affetto. Quanti anni hai, Francesco? 10, quasi 11. Quasi 11. E Porto. che sport fai? Sì, che sport Posso pratichi? tre sport. Rugby, nuoto e karate. E cara, quali? L'estate faccio karate. E questi 9 mesi che è libero, faccio rugby e nuoto. E qual è lo sport che ti piace di più tra questi tre? Rugby e karate Il sono due sport rugby e il che karate, mi quindi ti piacciono. piacciono gli sport di contatto, eh? Oddio, karate neutro quello che faccio, solo difesa. Difesa. E invece rugby, qualche spallata la dai, eh? Sì. Esatto. Bene, adesso ci lascio un pochino di spazio a me e Chiara, poi magari intervieni quando te lo dico io su quello che pensi. Ho introdotto questo nuovo piccolo amico, Chiara, cosa ne Eh pensi sì, di eh. questa? Dai bambini sono sempre meravigliosi. Esatto, quello che penso anch'io. Com'è meraviglioso Francesco, perché hai capito Francesco che ti ha detto che Sì. Eh sei meraviglioso. sì, eh. Tutte Sempre mi piccolo. le femmine te lo dicono. Hai capito? Beato te. E beh, lei è chiara, infatti è una femmina e quindi giustamente. Si chiama Prego Francesco. Quindi questa sera parliamo come sempre di spiritualità, come siamo soliti fare, e in particolar modo mi stava narrando Chiara che circola una teoria sui social per cui nel tunnel di luce che noi intraprendiamo, che alcune anime, non tutte, no? Ci ha spiegato Chiara molte volte, intraprendono dopo che lasciano il corpo, secondo questa teoria sarebbe una trappola perché sarebbe una trappola ideata da demoni che in realtà poi ci intrappolano in cosa, Chiara, ecco, definisce un po' questo concetto così nuovo, perlomeno. Allora, guarda, buonasera Massimiliano, intanto buonasera ovviamente a tutti i nostri ascoltatori. Per me era una Buonasera a te. teoria abbastanza nuova fino a un paio di mesi fa, nel senso che non la conoscevo proprio. Mi sono imbattuta in una cosa su un canale YouTube così di straforo, nel senso che mi era capitato di sentirne parlare durante un'intervista che ho sentito, insomma, si parlava di questa cosa, ma a me ovviamente ha lasciato molto perplessa. La teoria è che praticamente nel andare nell'aldilà, nell'uscire dal corpo, quello tecnicamente è chiamato il basso astrale, quello che io chiamo la via di mezzo, diciamo, no? Tra qui e la luce. Praticamente viene in qualche modo, sembra, dicono queste teorie, che c'è qualcuno che non permette allo spirito di andare nella luce e che le intrattiene. Addirittura si parla di demoni. Io sostanzialmente l'ho spiegata questa cosa e la conosco, nel senso che conosco questo passaggio, perché il passaggio di cui si parla appunto è il basso astrale. Io lo chiamo la via di mezzo, cioè il momento in cui si esce dal corpo e si deve raggiungere la luce. C'è chi praticamente vede questo tunnel che attraversa e poi alla fine c'è la luce. Chi a un certo punto di questo tunnel viene fermato e viene tornato indietro, viene rimandato indietro perché ovviamente non è il momento. E quindi vivere Come è come è successo a capitato a te? me. Come è successo a te? Sì, io in realtà sono andata direttamente dall'altra parte, quindi questo tunnel non l'ho visto.
Però ecco, c'è chi dice appunto che viene mandato indietro perché non è il momento e deve tornare sostanzialmente in vita, no? Quindi ha vissuto quella viene definita la classica NDE o premorte. E ci sono vari modi. Io, come ho detto sempre, non ho visto il tunnel, mi sono trovata direttamente nella luce. Però molti raccontano di questo tunnel, molti raccontano di una situazione in cui devono fare un percorso anche a piedi, diciamo, no? In qualche modo, insomma. Ognuno vede quello che vuole, c'è chi vede prati, c'è chi vede montagne, c'è chi vede mare, ma non è una cosa fissa perché dipende da noi. Chi invece ha paura in qualche modo, non vuole o non si sente in grado o ha delle cose in sospeso o ha dei sensi di colpa, non riesce ad arrivare nella luce perché pensa di non meritarlo in qualche modo. E quindi si ferma in quello che si chiama massa astrale. E che io chiamo la via di mezzo, ma si ferma in maniera volontaria perché non si rende conto che può andare dall'altra parte senza problemi perché di là non c'è giudizio. Però queste teorie dicono che c'è qualcuno che li blocca e non li fa andare. In realtà ci sono in questo basso astrale degli spiriti sicuramente di bassa vibrazione e quindi possono sembrare cattivi, ma in qualche modo sono degli spiriti che rimangono lì appunto perché pensano di non poter andare dall'altra parte, che hanno ancora la concezione che c'è sicuramente stata in qualche modo inculcata dal cattolicesimo che esiste il purgatorio, l'inferno, e loro pensano che quello sia l'inferno. E Ecco, quindi che non io proprio, possono comunque scusa. Ecco, andare di là. esistono comunque i demoni? Una volta Non che lo so, si è al Massimiliano, di là. io questo non ne ho idea, ma di sicuro non sono nel basso astrale. Quindi non fermano nessuno perché non ne hanno la possibilità. Quindi tu non hai incontrato mai dei demoni? Non lo so, può essere che li ho incontrati e non lo riconosco, forse sì, ma non si mostrano come Come noi li fanno? intendiamo. Nella normalità, no? Tipo nel discorso dell'iconografia legato al diavolo, le corna, la coda, no, quello no. E invece gli angeli, dai, l'hai Beh, io penso che incontrati? ci siano, se voi vogliamo intendere angeli e demoni, ci siano sicuramente delle persone anche qui nella nostra vita, nella vita di tutti i giorni, che possono essere considerate angeli perché comunque si comportano ed emanano un certo tipo di energia e altri in un altro modo, quindi sicuramente queste distinzioni è abbastanza semplice per chi percepisce un po' di più a farle. Però io, per esempio, mi è capitato di vedere la mia guida quando ero incinta di mia figlia. In un momento particolare avevo paura di dover andare di corsa in ospedale perché io, come racconto anche nel mio libro Luce, ho deciso di avere mia figlia, ma sapevo che era pericolosa la gravidanza e quindi mi era stato detto: per qualsiasi situazione, momento che pensi di non sentirti bene, corri in ospedale. Io ero sul letto, sdraiata, mi stavo domandando appunto se era il caso di correre in ospedale perché avevo le aritmie. E in quel momento mi sono girata, diciamo, di fianco e davanti alla mia finestra, come se fosse seduto sul davanzale, c'era una figura vestita di bianco. E lì per lì io l'ho vista veramente pochissimi secondi, non ho visto il viso perché un po' era diciamo, più alta di me, non ho alzato la testa per guardare, non so neanche se l'avrei visto perché sostanzialmente possono benissimo mostrarsi. Non legati a un aspetto fisico, diciamo, umano, però ho visto come se fosse una persona, perché ho visto un paio di pantaloni, una maglia, una maglietta bianchi, totalmente bianchi. E poi subito dopo mi sono rasserenata perché comunque non era una figura che mi metteva paura, anzi, e sono piano piano sono passate le aritmie e di lì ho capito che sarebbe andato tutto bene. Quindi possiamo vedere le nostre guide, però se loro pensano che ne abbiamo la necessità per qualche motivo. Nella tua guida hai riconosciuto qualcuno di familiare, magari che non hai neanche conosciuto in vita, non so, un avo di cui avevi sentito parlare, oppure hai avuto la sensazione che fosse qualcuno di familiare, cioè che in vita era stato un membro del ramo della tua famiglia, oppure
No, no, niente di tutto ciò, non ho saputo minimamente chi fosse, non ho riconosciuto nessuno, solo visto questa figura che però metteva, mi ha dato pace, non mi sono spaventata assolutamente, anzi, in qualche modo ho detto ok, vuol dire che va tutto bene. E quindi mi sono rasserenata, le aritmie piano piano sono passate ed è finita lì. Però ho avuto la certezza che comunque abbiamo chi ci... In qualche modo ci, non dico proprio ci protegge, però ci aiuta in qualche modo. O ecco, si fa vedere quando ne sentiamo la necessità. Benissimo, Chiara, il nostro tempo a disposizione è terminato. Vuoi salutare qualcuno? Sì, oggi voglio salutare Margherita, la mia amica Margherita. Io saluto come sempre Caterina, cui mando un bacio grande, un bacione Caterina, e per quanto ci riguarda ci risentiamo sempre su queste frequenze, mercoledì prossimo con Il Mondo in Parole e con noi ci sarà anche Francesco, ci sarai? Sì. Ci sarai, benissimo. Allora, ci rivediamo mercoledì prossimo, Francesco. A mercoledì prossimo. Un grande saluto a tutti quanti, dal mondo in parole, da me, Francesco e la nostra Chiara. Buonanotte a tutti quanti. Buonanotte.